L'Abruzzo, proprio quando è partito dalle condizioni più difficili, è riuscito a riscattarsi. Ho potuto verificare queste cose girando per il mondo e trovando queste comunità. E devo sostanzialmente dire che davvero i nostri emigrati, gli abruzzesi, danno anche un esempio di capacità di organizzazione e di associazione. Cosa che sembrava difficile, perché partendo da condizioni di isolamento sembrava che il mondo di relazioni fosse più difficile per loro. Invece devo riconoscere, anche dall'ultima evidenza che c'è stata visitando il Canada qualche settimana fa, riconoscere che gli abruzzesi sono in una posizione di preminenza e sono d'esempio per le altre anche comunità regionali che spesso si aggregano all'Abruzzo. Voglio solo chiudere con il riconoscimento che ha fatto il primo ministro del Canada al Centro Abruzzese Canadese di Ottawa, ma in generale a tutta la comunità abruzzese, proprio riconoscendo il loro valore e soprattutto facendogli un ringraziamento straordinario che merita di essere citato, perché è un paese intero che riconosce il valore dell'Abruzzo. Questo studio innanzitutto riguarda un'area precisa dell'Abruzzo, la Valle Roveto e la Valle di Nerfa, che sono alla parte sud-occidentale della nostra regione. Abbiamo un po' periodizzato l'immigrazione in questa zona e abbiamo individuato 5 periodi. Il primo un po' che va dal 500 alla fine dell'Ottocento, che è la immigrazione stagionale, immigrazioni antiche verso l'agro romano, che poi era dall'altra parte. Perché si va nell'agro romano? Perché l'agro romano era povero di persone e c'erano tante terre. Da noi invece c'erano tante persone e poca terra, quindi c'era complementarietà fra queste zone. Il secondo periodo indagato è quello della grande immigrazione in America, le immigrazioni moderne, che nascono nel 1876 e si dipannano poi per tutto il Novecento. Il terzo periodo è quello dell'immigrazione del dopoguerra, quando gli abruzzesi vanno un po', non più soltanto oltreoceano, ma anche molti in Europa. Per esempio nel mio paese sono andati in Francia e in Belgio. Perché gli abruzzesi vanno via? Eravamo tra le regioni più povere d'Italia, avevamo un PIL che era poco più del 50% della media nazionale, quindi inevitabilmente andiamo via. La quarta immigrazione è un po' particolare della mia zona, quella che noi abbiamo chiamato la Nuova America, l'immigrazione in Africa e nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Perché si va nel Nord Africa e nel Medio Oriente? L'Abruzzo è una regione che si è scolarizzata tardi, improvvisamente sul mercato del lavoro arrivano tantissimi diplomati che non sapevano cosa fare, vanno quasi tutti in Africa a fare cosa non si sa, però lavorano quasi tutti in edilizia, avevano buoni stipendi. Che cosa riportano? Riportano rimesse che vengono investite nell'edilizia. Tant'è che l'urbanistica dei paesi, che era rimasta congelata dal dopo terremoto alla fine degli anni 70, muta completamente. Ci sono le case costruite con i risparmi che vengono dall'Africa, nascono nuovi quartieri con quei risparmi. La quinta immigrazione la stiamo vivendo oggi, è la cosiddetta fuga di cervelli, la cosiddetta emigrazione intellettuale. L'Abruzzo non ha un bel primato, perché è tra le regioni italiane quella che ha la più alta percentuale di persone laureate che vanno via. Perché su questo dovremmo forse indagare, dovremmo riflettere. Sicuramente tanti nostri giovani se ne vanno, ma tutto il Mezzogiorno perde giovani, come si evince dall'ultimo rapporto della Svimez. Si va nel Nord Italia, ma soprattutto si va in tante città estere, dove i nostri giovani riescono ad avere soddisfazioni professionali maggiori, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del modo di vivere.